Signore e signori, diamo inizio alla 10ª edizione del Festival del Fundraising. Buon festival! Un giovane a fare il fundraiser. È una bellissima professione, ricca di umanità e piena di soddisfazioni. Cerca quello che c'è dentro di te, cerca di trasformarlo in modo da rendere il mondo più giusto e più bello. Credo che quello che succede tante volte con fundraising è che entriamo sempre di più nell'area commerciale e perdiamo di vista il perché lo facciamo. Non si può mai perdere di vista lo scopo iniziale. Take it in, but don't look down. I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now. Pay my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it for a while, eh? Take it with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I'm on top of the world. Non arredate il vostro corpo, arredate un cervello. Interessa vedere se un ragazzo è stato adottato da me o da un'altra persona. L'importante è che loro abbiano la possibilità di acculturarsi e quindi di avere una vita migliore. Donare per me è aprirsi all'ascolto. La cosa importante per un fundraiser non è soltanto il trovare il denaro, ma come trovarlo, sapere indovinare esattamente la nicchia e lo spazio in cui entrare, perché ci sono mille opportunità,
è soltanto un fundraiser con esperienza e con cuore può arrivare a quello. Benvenuti, benvenuti, la decima edizione del Festival del Fundraising, sembra ieri, e la plenaria che lo apre, la plenaria immaginata per voi, storie di ordinario fallimento, è un tema strano, però siamo pronti per affrontarlo, quindi Stefano, però scusami, hai già fatto un errore? Perché? Guarda, da scaletta questi erano i minuti in cui noi ci autocelebravamo un po'. Ah, la sei arrivato scaletta. Tu, ti sei preso l'applauso. Scusami. Grazie. Scusami. Ci vediamo dopo. Buongiorno, io sono Mauro Picciaiola e sono il presidente dell'Associazione Festival del Fundraising. Sono qui per fare una cosa molto semplice ma molto bella, darvi il benvenuto. Benvenuti al festival. Ci sono i segni qua dove devo stare, scusate. Allora, vi do il benvenuto. E io c'ero dal primo festival, quindi quando ho visto il video su grande schermo mi sono un po' commosso. Perché comunque siamo una comunità che cresce. Quest'anno siamo più di 800, il primo anno credo fossimo 300. Credo che cresciamo non solo in numero ma anche in consapevolezza di essere una comunità. Questo lo dobbiamo, al di là di me, lo dobbiamo a uno staff bravissimo che lavora tutto l'anno per regalarvi il miglior festival che possiate avere. Vorrei ringraziarli con un applauso. E vorrei ringraziarli anche a nome vostro. Io ho la fortuna di partecipare al festival sia come organizzatore che come partecipante, perché sono un vostro collega, sono un fundraiser e lavoro in Antoniano Hollus. Da partecipante vi do tre consigli per sfruttare al meglio questa edizione, che sono gli stessi che mi ripeto anch'io prima di iniziare. Il primo è: il festival è una grande occasione per ricaricarsi. Provate a staccare un po' dalle situazioni dell'ufficio e provate a mescolarvi con le altre persone che partecipano, perché poi ritornerete a casa con un'energia nuova. La seconda, ed è per questo che io cerco di venire sempre con tutto lo staff, è che si riesce sempre a trovare una, due, tre idee che ci possiamo portare avanti tutto l'anno e ci aiutano nel lavoro, sia in quello che stiamo facendo, sia in cose nuove che vorremmo fare. La terza, forse la più importante, è il confronto. Il confronto che ci permette di conoscerci, di scambiarci idee, non solo sul fundraising, ma anche su temi un po' più ampi. E quest'anno speriamo di riuscirci. Io avrei finito, se non fosse appunto che sono 10 anni di festival. Vi parlo l'ultima volta del decennale, io me li ho fatti tutti, al festival sono diventato un fundraiser e sono cresciuto come persona, non solo a livello professionale ma anche proprio come persona. Ho conosciuto persone che sono diventate colleghi e colleghi che sono diventati amici. E tutto questo non sarebbe stato possibile senza il nostro fondatore, Valerio Melandri, che vorrei qui accanto a me. Dieci anni, ci fa un bilancio? Il bilancio sui 10 anni è impossibile farlo, certamente ci siamo divertiti, abbiamo lavorato in questi 10 anni, pensando ai prossimi 10, 20, 100 anni, chi lo sa,
di certo faremo il Festival del Fundraising soltanto finché è utile per noi e per voi. Penso però che la situazione stia cambiando e stia cambiando pesantemente, e penso che sempre più nel futuro non potremmo soltanto occuparci di migliorare il nostro fundraising, di rendere più efficiente e più efficace il nostro fundraising e la raccolta fondi. È importante, continueremo a farlo, faremo di tutto per fare i prossimi festival ancora dedicati a questo, ma ho l'impressione che nei prossimi anni, mesi, forse anche settimane, dovremmo occuparci di stare a fianco alle istituzioni, perché abbiamo a che fare con persone elette, con i nostri rappresentanti, che non capiscono nulla di fundraising, che non sanno niente di non profit, che molte volte sono di basso profilo culturale. E quindi è necessario che, oltre a fare il nostro lavoro, che già è faticoso, perché raccogliere la fiducia di un donatore non se ne rendono nemmeno conto che cosa vuol dire, oltre a fare questo lavoro accompagniamo con grazia, equilibrio e dolcezza, ma con fermezza, i prossimi mesi, anni di nuove regole, di nuove regolamentazioni. Il festival si impegnerà anche su questo. Grazie a tutti. Grazie Valerio. Grazie. Grazie, grazie Valerio. Speriamo che questa sia la migliore edizione del festival che possiate immaginare. E finalmente Stefano, è il tuo turno. Non inciampare. Ciao a tutti. Grazie Mauro. Bentrovati, proviamo a dare inizio a questa plenaria. Come vi ho anticipato, il tema è un po' particolare. Storie di straordinario fallimento. Come abbiamo immaginato di gestire oggi questa plenaria? Raccogliendo qua le storie di colleghi importanti, perché tutti insieme rappresentano oltre 300 milioni di euro di raccolta. Io non vorrei perdere tempo, perché il mio ruolo è quello di Stefano, presentatore. Sì. Scusa Stefano, c'era un video. Un video? Sì. Un altro? Sì. Ok, grazie. Solo chi rischia un fallimento avrà un clamoroso successo. Continua a provare, continua a fallire, non importa, prova ancora. Anche la vita di Gesù si concluse, umanamente parlando, con un fallimento. Errare è umano. Chissà quante volte hai sentito questa frase. Eppure Cicerone non voleva dire che è giusto sbagliare, ma che l'errore è l'unico mezzo per imparare. E la storia è piena di esempi illustri. Steve Jobs disse agli studenti di Stanford: «Sbagliate in fretta, sbagliate spesso». Harry Ford bruciò tutti i suoi soldi dei suoi primi investitori senza produrre una sola auto, ma grazie a quei fallimenti sviluppò l'idea geniale che lo rese famoso in tutto il mondo, la catena di montaggio. Anche nello sport, l'errore fa la differenza tra un atleta e un campione. Michael Jordan ha dichiarato: «Ho sbagliato 9.000 tiri nella mia carriera, ho perso 300 partite, in 26 occasioni. Ho avuto il tiro vincente tra le mie mani e ho sbagliato». Il fundraising non fa eccezione, perché anche dagli errori si costruisce il successo. Sai quanto ci è voluto per capire che il PS è la parte più importante di un mailing o che un efficace di RTV dura 90 secondi? Anche al fundraiser deve essere concesso di sbagliare e di rischiare. Rischiare, investendo in creatività e strategie mai tentate. Rischiare, dando fiducia a dipendenti talentuosi. Rischiare, favorendo una metodologia innovativa rispetto a un immediato ritorno economico. Le organizzazioni no profit devono dare più libertà di pensiero, di azione e di spesa. Si può crescere di più se c'è più libertà di sbagliare? Possiamo ripartire anche dai nostri sbagli? Noi pensiamo di sì. Perché anche dagli errori si costruiscono grandi successi. Sbagliare
sbagliare, rischiare, l'errore, il tema ormai lo abbiamo focalizzato. Ringrazio anche Tonino che ci aiuta con un po' di musica. Ho trovato una bella frase su Google prima di iniziare, no? Dove le parole falliscono, parla la musica. Andersen l'ha scritta. Io sono felice di essere qua perché oggi ho la possibilità di stare sul palco con cinque straordinari colleghi, come vi ho detto. Vi presento la prima. La prima è Giancarla Pancione, direttore marketing e raccolta fondi di Save the Children. Il successo è l'abilità di passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo. Churchill. Giancarla, se hai voglia, io vorrei costruire un meccanismo di talk show oggi qua, in cui ognuno ha la possibilità di raccontare la sua storia, un pezzetto della propria esperienza. Che ne pensi? Stefano, in realtà avrei delle cose da dire. Ti dispiace se faccio da sola? No, scusami. Salve a tutti. Come Stefano vi ha appena detto, sono una fundraiser e lavoro per Save the Children. Due termini in inglese che, diciamo, anche mia madre fa fatica a ripetere, perché sono un po' difficili. Però questo, diciamo, in qualche modo non la ferma dall'essere un ottimo fundraiser. Vi racconto cosa è successo qualche mese fa. Lei ha un ristorante, è arrivato al ristorante un signore con un cane, con un cappottino, e lei ha pensato bene di iniziare a parlargli di me, dire: ah, sa, mia figlia lavora per un'organizzazione che si occupa di diritti dei bambini e raccoglie fondi, perché non fa una donazione? E questo signore ha donato. Dopo un po' lei mi chiama e dice: Giancarla, sai, c'è un signore che ha donato 100 euro. Io dico: mamma, ma che ti metti a chiedere al ristorante soldi per Save the Children, ma sei matta? E dice: Giancarla, non ti devi mai vergognare di chiedere. Chiedere è gratis. E questo è quello che noi ci dobbiamo ricordare come fundraiser, perché facciamo sinceramente il lavoro più bello del mondo. E quindi dobbiamo chiedere e ricordare sempre che non chiediamo per noi, noi chiediamo per i beneficiari. E quindi sono loro che beneficiano del nostro lavoro. Quindi facciamo questo lavoro con orgoglio. Quindi questo è un po' il consiglio che vi volevo dare. Ma sono qui... Grazie. Sono qui invece per raccontarvi dei miei fallimenti. Diciamo che ne ho avuti tanti, vi racconterò, ve ne racconterò due, diciamo, quelli veramente più grandi. Allora, il primo nel 2009, ero arrivata a Save the Children da circa 3 anni. Che cosa è successo? Andavamo, diciamo, abbastanza forte con il face to face, ma avevamo bisogno di aumentare il reclutamento dei donatori regolari. Quindi bisognava cercare assolutamente un altro canale. Il digital non decollava, quindi andava bene, ma con volumi un po' così. Quindi io ebbi l'intuizione di dire: vabbè, ma la televisione in Inghilterra la usano, cerchiamo di usarla anche noi. E siccome non volevo spendere troppi soldi, mi sono detta: benissimo, noi possiamo fare il DRTV, però il video lo faccio io in casa. Come sapete, ci sono 3 elementi nel DRTV: il video, il media plan e il call center. Il video dico: vabbè, ci sono io, non c'è problema. Il secondo, il media plan: vabbè, ma che, prendiamo un'agenzia? Voi che non sia capace di scegliere qualche canale così e mandarlo in onda? E non avevo capito che a volte non è il canale, a volte anche l'orario fa cambiare, diciamo, una campagna da un fallimento a un successo. Il terzo punto era il call center. Il call center, noi lavoravamo con un call center, diciamo, molto bravo, ma abituato a fare telefonate outbound, quindi chiamava i donatori nel momento in cui voleva chiedere qualcosa, quindi non era abituato a ricevere telefonate, a convertirli. Quindi 3 errori macroscopici. Andiamo on air, la campagna è rimasta on air per 2 settimane, e poi abbiamo dovuto interrompere perché ovviamente non potevamo buttare i soldi. Che cosa succede? In quel momento c'era un bivio. Per me era stato veramente un fallimento, perché poi avevo insistito tanto su questo canale. E mi sono detta: no, però se funziona da un'altra parte non è possibile che da noi non funziona. Quindi col fatto che sono testarda, diciamo, questa cosa mi ha aiutato. E ho deciso di andare in Inghilterra a studiare.
Quindi sono andata nella nostra sede inglese dove ho detto: fatemi capire, ma voi come fate a farlo diventare un canale di successo? E lì ho scoperto che avevo sbagliato tutto. Addirittura sono andata al call center, mi sono messa in cuffia, ho ascoltato le telefonate, ho cercato di capire come facevano a convincere i donatori, e questo, diciamo, mi ha aiutato tantissimo. Tornata in Italia, ho chiesto ovviamente un nuovo investimento, con grande difficoltà perché la fiducia era venuta un po' a scemare. E a maggio 2010 abbiamo fatto un nuovo test, doveva essere un test di 2 settimane. Fortunatamente siamo ancora on air, e da allora ad oggi abbiamo reclutato circa 100.000 donatori regolari. Quindi qualcosa che era un fallimento, veramente io l'avevo vissuto molto male, avevo anche pensato di aver buttato i soldi, aver testato qualcosa magari non possibile sul mercato italiano, è diventato invece un successo. Quindi questo, diciamo, sicuramente è il primo insegnamento, diciamo il primo errore. Il secondo, ancora più grande, io lo chiamo un po' il peccato originale. Avevo appena iniziato, quindi avevo finito un master a Londra, avevo fatto uno stage nell'organizzazione dei miei sogni, quindi ero contentissima, mi sentivo arrivata, dico: ah, ce l'ho fatta, non devo fare più niente, eccomi, ci sono. Mi avevano anche offerto un lavoro nella stessa organizzazione, quindi mi sentivo proprio al settimo cielo. Ed ero stata anche molto fortunata ad avere un responsabile che dava una delega piena, molto difficile. Quindi gli inglesi però sono un po' così. Quindi lui arriva da me e mi dice: Giancarla, bisogna rifare il welcome pack per i donatori one off. Quindi un ringraziamento per questi donatori. Io contentissima, dico: ah, finalmente posso dimostrare sia a me stessa che agli altri che sono bravissima, la più brava. Quindi, diciamo, questo è il primo peccato, il primo errore, e parto da lì. Da lì ne ho fatti tantissimi. Prima cosa, prendo la lettera, la stravolgo completamente. Dico: no, ma questa lettera è troppo semplice, troppo facile, perché dobbiamo mandare questa cosa? E mi sono inventata questo librettino con dei fori di proiettile, perché parlavamo di bambini soldato. Ovviamente una cosa che poteva andare benissimo per una campagna, ma non per il direct mail. Seconda cosa, non volevo spendere troppi soldi, e poi pensavo, ho detto: vabbè, ma è bellissimo, funzionerà, perché non dovrebbe funzionare? Non l'ho testato, ho detto: no, ma perché? Andiamo direttamente con questo, qual è il problema? Terza cosa, diciamo la cosa che mi sono poi portata dietro è che non ho condiviso, io non ho parlato con nessuno del team, quello doveva essere il mio successo, in realtà quello è stato il mio insuccesso. E quindi, diciamo, ho vissuto questo fallimento da sola. Sono stata però fortunata perché in quel momento c'è stata questa persona che ha deciso di rischiare investendo su di me. Quindi, come diceva il video prima, se vogliamo fare fundraiser dobbiamo rischiare. Grazie mille. Grazie. Sono racconti preziosi quelli di Giancarla, io ti rinnovo l'invito a partecipare al nostro talk show, ci terrei davvero tanto. Stefano, guarda, ti ringrazio, devo ricevere un ospite internazionale. Un ospite internazionale? Sì. Scusami, allora. Tanto, sì. Arrivederci. Ringrazio te. Ciao. Arrivederci. Aspettiamo allora l'ospite internazionale. Però voglio chiamare subito sul palco un secondo professionista che ci darà una mano ad entrare nel cuore del tema, così come Giancarla ha fatto molto bene in questo avvio di plenaria. È Alessandro Betti, direttore marketing e raccolta fondi di Fondazione Telethon. Buongiorno a tutti. Alessandro, proviamo noi a dare il via. Grazie, a questo Stefano. Talk show. Sì. Abbiamo sentito argomenti interessanti, io purtroppo sono qua nella veste di presentatore, quindi non sono chiamato a rispondere di tematiche così interessanti come il welcome pack, il one shot e quant'altro, però abbiamo con noi... C'è un'epica dietro queste cose. Abbiamo con noi un professionista di valore, e vorrei che tu stesso proponessi al nostro pubblico una chiave attraverso la quale trasformare il fallimento e l'errore in un'opportunità di crescita, di sviluppo. Sì, grazie mille, perché è un'opportunità magnifica per raccontarsi in un contesto in cui l'errore è stato veramente determinante. Scusa, però, cioè, così è una rottura di scatole pazzesca, stanno addormentando. Prima il TED Talk, mo voi due sedute qua, non può andare, non va bene.
Va bene. Francesco è l'ideatore della plenaria, però adesso che cose vediamo di sistemarle. Alessandro, scusa l'interruzione, stavamo parlando delle opportunità che il fallimento... Stavo dicendo delle opportunità, effettivamente, che questa occasione mi dà di raccontare il fallimento lungo il corso della mia carriera e tutto quello che è stato fatto per evitarlo in certi momenti, e anche quello che mi è... Ma scusa, poi sembrate due vecchi così seduti, la bocciofila, ma che è? Cioè, alzate un po' di movimento, dai! Ah, guarda che è! Una tristezza! Francesco Ambrogetti è direttore raccolta fondi e marketing di UNICEF e lo ascolteremo volentieri dopo, ma vorremmo con Alessandro provare a focalizzare il tema di cui in scaletta abbiamo da... Senti Stefano, ho come il sospetto che Francesco abbia ragione, noi forse stiamo commettendo un errore. Io sposto la sedia, mi dispiace per il talk show, so che ci tieni, però voglio raccontare una storia. Voglio raccontare una storia anch'io e la racconto a tutti voi. Ovviamente è una storia sull'errore, ma in una maniera più dinamica e più interattiva. È anche una storia personale di errori fatti, di errori evitati, di errori invece che non si potevano evitare, alcuni insospettabili, altri invece inevitabili. È una storia personale perché io faccio questo lavoro soltanto da magnifico lavoro, da 4 anni, poco più di 4 anni. Prima di questo ho fatto però 20 anni di profit. Sono iniziato come consulente, poi ho fatto il brand manager, poi il responsabile marketing commerciale per aziende multinazionali, poi addirittura mi sono spinto oltre, non contento, sono andato in un fondo di investimento, sapete quelli che spacchettano le aziende, le rivendono a pezzi, licenziano le persone, quelle là. E infatti poi c'è anche un senso di espiazione in tutto questo, ma e in un certo momento ho deciso che, no non è vero, non ho deciso, non posso raccontarvi una balla, è successo occasionalmente che mi hanno contattato mentre ero a Parigi e facevo di nuovo il responsabile di un'area commerciale per una multinazionale che produce elettrodomestici. E dico, ma chissà perché mi hanno chiamato, me ne ritorno a casa con questo pensiero e lo racconto a mia moglie, gli dico, pensa un po', mi hanno chiamato da una cosa del non profit, credo che si chiami Teleton, e mia moglie mi guarda e dice, ma guarda che fai male a non approfondire, perché io sono donatrice da 7 anni della Fondazione Teleton, è una cosa meravigliosa e dovresti ascoltare. Allora, a parte il fatto che ovviamente sono queste le circostanze, come quando racconti di quell'amico, le dici, ah sì, il mio ex, ecco, che scopri, no? Cose che effettivamente pensavi di aver dovuto e invece non le sapevi. E però, aderendo un po' allo stereotipo secondo cui effettivamente le donne sono un po' più intelligenti di noi, che risulta spesso vero, ho detto, va bene, approfondisco e ascoltando mi convinco che effettivamente potrebbe essere un cambiamento di vita straordinario. Lo intraprendo e nel farlo mi dico, ho un grossissimo vantaggio, ho lavorato per organizzazioni in cui, Stefano, la causa era inesistente, oddio sì, c'era la causa del consigliere d'amministrazione che alla fine del trimestre mi chiedeva insomma come stiamo andando, la causa di quelli che cercavano di linciarti perché avevi chiuso la fabbrica, insomma c'erano diverse cause ma non cause veramente, cause di salvezza insomma personale, ecco. E allora mi dico, ma qua però in tutta questa cattiveria mi porto a casa un vantaggio, ho maturato delle competenze importanti, so fare delle cose, le posso mettere al servizio di queste organizzazioni e in più in queste aziende organizzate, così strutturate, ricche e potenti, c'è una refrattarietà all'errore. In effetti l'organizzazione è complessa, nasconde l'errore dietro l'ingranaggio, cerca di evitarlo, e anche risk management, no? Si cerca in tutti i modi di dire, vabbè, se l'individuo erra, l'organizzazione compensa. E poi l'errore è predittivo del fallimento. Se tu sbagli in questa organizzazione, sei un po' fottuto, è andata così, non fai carriera o la interrompi bruscamente o forse ti licenziano, qualcosa di insomma particolarmente grave. E ho detto, ma dove vado? Vado in un posto dove si fa ricerca scientifica, la Fondazione Teleton, la ricerca scientifica per me per eccellenza. E allora mi dico, ma cos'è la ricerca scientifica? La ricerca scientifica è ricerca sistematica
della falsificazione del paradigma, cioè arrivare alla verità sbagliando, provando e sbagliando in continuazione, e anche quando si è raggiunta quella verità rimetterla di nuovo in discussione, perché non basta, perché magari non si è raggiunto il risultato definitivo e si vuole andare oltre. Ecco, è la certificazione dell'errore, la sublimazione dell'errore, direi quasi, no? Quindi qui forse si possono fare esperimenti che da nessun'altra parte avrei potuto fare. E quindi competenze più aiuto nell'errore è il momento giusto, ce la possiamo fare. Arrivo, e come tutti quelli che arrivano, a tante idee, voglio sviluppare tanti nuovi canali di raccolta, ma ce n'è uno che mi colpisce particolarmente ed è qualcosa di cui sentirete parlare poi nelle sessioni di approfondimento, una best case che riguarda la gestione dei volontari e delle campagne di piazza. In effetti Telethon aveva un potenziale straordinario, poteva avere migliaia di volontari, aveva decine e decine, quasi un centinaio di coordinatori provinciali, ma non riusciva a realizzare un prodotto di piazza. E sembrava una cosa relativamente banale, così dico: ma ragazzi, come mai non facciamo un prodotto di piazza come si deve? E la risposta, per me che mi aspettavo appunto un'organizzazione aperta all'errore, è stata sorprendente, perché mi hanno detto qualcosa tipo: ma sai, le piante sono finite tutte e siamo arrivati tardi, cioè purtroppo le piante ci sono più. Abbiamo provato le fragole, un disastro, la logistica, un'idea di merda, quello che l'ha fatta, non c'è più, guarda, anzi, consiglio laterale, facciamo un'altra cosa, questa proprio non ci viene, non è aria. E dico: vabbè, ma ragazzi, perché proprio la pianta, proviamo magari un altro prodotto, un prodotto alimentare o un prodotto magari consumabile che può essere rinnovato, perché rinunciamo? Abbiamo chiesto ai volontari, abbiamo chiesto alle persone, e ho visto una totale refrattarietà all'indagine, una totale refrattarietà a quell'errore che sembrava essere così incorporato nella missione e così estraneo nella raccolta fondi. Allora uno si chiede: ma perché? Perché succede questo? E forse il primo insegnamento che possiamo trarne è: succede perché non siamo capaci di fare le cose più elementari, perché ci autoflagelliamo e penalizziamo quando capiamo che intorno a noi c'è un'area di diffidenza. E poi perché? Non perché si sbaglia, ma perché si riposa su un grande successo. Questa è un'altra grande verità. Questa era un'organizzazione straordinaria, perché faceva raccolta fondi e raccoglie ancora oggi da quegli stessi canali, per fortuna neanche altri, ma da quegli stessi canali decine di milioni di euro senza sforzo. E allora perché tentare? Perché osare? Perché mettersi alla berlina se poi non funziona? Perché cercare delle altre partnership aziendali quando ne abbiamo due che fanno più di 10 milioni di euro? E in fin dei conti non costano neanche tanta fatica. Ecco, non può essere il nostro lavoro, ma non può essere soprattutto il vostro, soprattutto quelli delle piccole organizzazioni, che però, Stefano, non sono mai state piccole diversamente dalle grandi, perché nessuna organizzazione ha cominciato essendo grande, tutte sono state almeno una volta piccole o sono partite almeno da zero. E lo so, però tu l'hai voluto, hai detto tu hai detto no talk show e adesso ti becchi, così. Ora, vado avanti raccontandovi solo un ultimo aneddoto, che quando ho finalmente convinto l'organizzazione a trasformare le piazze in un caso di successo, ho capito che il vero successo sarebbe stato cambiare la mentalità delle persone che lavoravano lì e quindi accettare quell'errore e elogiare quell'errore di cui tanto ci stiamo occupando oggi. Ma soprattutto ho capito che il paradigma scientifico era veramente l'incipit giusto, era quello che ci poteva dare la svolta. E quello che ci insegna la ricerca scientifica è che per raggiungere la verità costruiamo dei ponti, delle impalcature, che poi dobbiamo forzatamente distruggere, ma nel momento in cui distruggiamo, in cui distruggete quell'impalcatura, ricordatevi a cosa vi è servita, ricordatevi dove vi ha portato, osate, cercate veramente di essere voi stessi e di non aver paura né del giudizio né del fallimento, che costruisce tantissimo su di voi. Un ultimissimo consiglio, altrimenti Francesco mi guarda veramente male, chiedetevi bene il compagno o la compagna che vi dà il suggerimento giusto, perché altrimenti io non sarei qui a raccontarvi queste cose. Grazie Alessandro, accomodati e grazie, perché secondo me
Il tuo contributo è stato fondamentale e credo che sarà fondamentale nel prosieguo quando finalmente riusciremo ad organizzare il nostro talk show. Vedo che forse Giancarla sta arrivando perché ci aveva promesso una specie di sorpresa. Vedo che arriva, è pronta, eccoci. Bentornata Giancarla. Hi Jeff. E Jeff Brooks. Jeff Brooks lo conoscerete tutti perché è il best fundraising blogger del mondo, oltre 1 milione di visualizzazioni. Future Fundraising Now è il suo blog straconsultato e non poteva mancare la voce internazionale anche nell'ambito del tema del fallimento. Thank you, Jeff. Welcome. Grazie. Well, first I need to make an apology for bringing a PowerPoint. I know it's a steaming pile of Microsoft. But I'm an American, and I have a PowerPoint. So I'm going to describe my failure to you, and I'm going to hope that it shows you how to think about failure and the way you can approach it and get the right information from the failure. So the assignment was, a few years ago, I was working for America's Second Harvest, a very large charity in the United States that supplies food to poor people. And they did a lot of direct mail. And they had a large budget, so we tested all the time. They have since changed their name to Feeding America and have gotten even bigger. Their direct mail works very well. They are basically a food bank. And they had this really wonderful fundraising offer, which was, if you give $1, we will turn it into $30 worth of food for hungry American families. It worked really well all the time. And we tested and tested and tested, and the tests kind of all worked. We kept beating the control again and again and again. And we were saying, well, what can we do different? So we came up with an insight. Now, as you know, direct mail donors are older people, right? And we thought, we looked at all our testing, all our winning tests, and we saw, you can't be too corny in direct mail fundraising. Nothing is so corny that it makes it bad. Now, corny is an American idiom. In case you don't know, it means old-fashioned, out of style, unsophisticated. In other words, it's what sophisticated young people, like you, and not like our donors. Our donors are corny. That's not a nice thing to say about them, but it's an observational truth. So I thought, okay, I'm going to push corny to the limit. And here's what I did. We did a card mailing, looks like this, and you have to see the inside. We took an old nursery rhyme called Old Mother Hubbard. This is a nursery rhyme that every American would know, that our mothers sing it to us. And we rewrote it, changed it a little bit, so it says, Old Mother Hubbard went to the cupboard to fix her children a meal, but when she got there, the cupboard was bare. How do you think that made her feel? That's corny. The rest of the message is over on the other side of the card. And you can see there in the middle, there's the little thing about $1 becomes $30. You know, there's, we got our great fundraising offer. And we mailed it. And how do you think it did? It was too corny. It didn't work at all. So we came to this conclusion. You can be too corny. Well, that was our first mistake, because a few weeks later, months later, I was looking back at this, and I was looking back. Yeah, I was looking back at all our old tests, like you should do sometimes, and I realized I don't think corny was the problem here. The problem here is that our offer proposition is one sentence at the end of the short letter. All our winning packages had featured this unique proposition of $1 becomes $30 worth of food everywhere, big letters everywhere on the envelope, but it was hidden here. The other thing we did was that image you see of the child with the empty plate, that was our icon for hunger in America, and it was not in this package. Instead, we had this corny idea of Old Mother Hubbard. This is a really standard. Every American would say, that's Old Mother Hubbard. We had that instead of our icon for hunger in America. So we came to the conclusion that our first conclusion was,
You can be too corny. Don't be so corny. There's a limit to corny. We realize that's not it. There's maybe still no limit to corny. You can't depart from the basics. So our final conclusion was, you can't be too corny in direct mail. We're still searching for the farther limits of corny. But never skip the basics. When you have a great offer, it has to be everywhere. And if you have a strong image that everybody understands what it means, like a sad child with an empty plate of food, use that. So my big error was thinking I made a different error. And that's a way to think about it. And this is why change is hard. Change is really hard because it's sometimes hard to know what you did wrong or right sometimes. So always look again at a second time at your failures and actually at your successes too, and you will learn more. Thank you. Grazie. Thank you, Jeff. Thank you, Jeff. Thank you, Jeff. So you can... Non poteva mancare anche la voce internazionale, quindi anche fuori dai confini italiani si sbaglia. Anche questo per noi potrebbe essere comunque un tratto da tenere presente. Mi manca ancora una voce per riuscire a costruire un po' il nostro percorso, è quella di Anna Laura Anselmi, direttore marketing e raccolta fondi di Medici Senza Frontiere. Benvenuta Anna Laura. Buon pomeriggio a tutti. Quello che vorrei raccontarvi oggi da questo palco è uno degli errori che ho fatto, uno dei piccoli grandi fallimenti che hanno costellato la mia carriera, prima nel profit e poi nel no profit. È solo il più recente, per questo ho scelto di raccontarvelo. Sono in Medici Senza Frontiere da un anno e mezzo come appunto direttrice raccolta fondi. Finalmente, dopo tanti anni, l'organizzazione che ho sempre sognato, quella che è più nelle mie corde, che ha la mia stessa pelle. Quindi arrivo piena di entusiasmo, conosco il team, un team eccezionale, mi metto al lavoro cercando di portare tutto quello che ho sempre saputo fare bene, sviluppare, innovare, fare start-up, sperimentare cose nuove. E quindi, animata da questo entusiasmo, comincio a guardare i numeri, numeri solidi, ma molto molto stabili, e mi domando cosa posso fare per sviluppare, per far uscire ancora di più la potenza che c'è dietro questo meraviglioso brand. Vado a vedere la strategia di acquisizione, un face to face che funziona molto bene, un digital in crescita, manca però una diversificazione rispetto ai canali, che è il DRTV, di cui oggi avete già sentito parlare da Giancarla, un canale che tutti voi conoscete e che comunque può essere un'opportunità, ma ha delle regole. Ha delle regole e ha anche dietro un lavoro molto articolato, con tanti meccanismi che devono funzionare, un investimento di base non banale. Comincio a parlare al team, al management team, e comincio a vedere scuotere teste. Persone che mi danno pacche sulle spalle della serie non ce la farei mai, anche se il tuo entusiasmo è un entusiasmo sano. Vieni da un'organizzazione che questo strumento l'ha praticamente creato in Italia, quindi non è per te, eh? Il problema è che siamo noi. Noi siamo Medici Senza Frontiere, noi non possiamo fare il DRTV. I ragazzi mi guardano sconsolati, fundraiser che prima di me hanno provato a convincere il board, innanzitutto a provare questo strumento. E l'hanno fatto con dei tentativi, mi fanno vedere i video che hanno sviluppato, video che potrebbero assolutamente funzionare perché hanno seguito tutte le regole da manuale del DRTV, ma hanno un peccato originale, sono molto simili a quelli dei competitor, di chi è in questo momento on air. E capisco l'errore, l'aver fatto anch'io, perché nel momento in cui non sappiamo, cerchiamo ovviamente di imitare, di guardare, il che va bene, ma bisogna aggiungere quella cifra di distintività. E soprattutto quegli spot, purtroppo, lo scoglio del board, e immagino che di board qua dentro ne saprete molto, ne conoscerete, avrete a che fare tanto. Lo scoglio del board è uno scoglio che quei video non avevano mai passato. Allora che faccio? La comunicazione di Medici Senza Frontiere è una comunicazione distintiva, molto diversa, è quella che ha fatto la forza nel bene e nel male di questo brand. E allora dobbiamo fare uno spot distintivo a costo di sovvertire le regole, rischiando.
forse non funzionerà, però ci dobbiamo provare e quello scoglio lo dobbiamo superare. Mi metto al lavoro con il mio team, creiamo un gruppo di lavoro, lavoriamo tantissimo e alla fine esce uno spot diverso. Lo presentiamo al board, facciamo capire quali sono i nostri obiettivi, le nostre volontà. Ci sono ancora una serie di critiche, ma finalmente il board approva lo spot. Giubilo, cori da stadio, manco fossi Totti alla doppietta al penultimo derby, purtroppo. E quindi niente, il successo è lì. Abbiamo il video, possiamo andare in onda, ma è lì che mi prende la paura di sbagliare, perché il passo è stato azzardato e ora c'è da andare in televisione con un piano media che ovviamente vuol dire un investimento corposo, e allora lì la paura mi paralizza e divento naturalmente molto più conservativa. Guardiamo i piani media che hanno maggior successo sul mercato, andiamo con lo stesso piano media, cominciamo primo giorno, siamo tutti lì in attesa che dal call center ci dicano quante telefonate stanno arrivando, come i donatori come rispondono, che tipo di obiezioni ci sono, quante donazioni facciamo. I telefoni languono, le donazioni sono pochissime. In alcuni giorni non arrivano donazioni. Insistiamo, cominciamo ad analizzare qualsiasi cosa potessimo analizzare. Forse sono i punti ore che non vanno, è la frequenza, la stagionalità. Ahimè, nessuna concausa mi viene incontro. Ma a volte, non sempre, a volte la fortuna aiuta gli audaci. E allora mi chiedo, cos'è che sto sbagliando? In realtà, dei dati che vanno bene ci sono. Questo video, proprio perché non ha le regole di DRTV, noi lo stiamo mandando anche online, sul web. E sul web il video funziona, e funziona anche molto bene. E qual è la differenza? È il target, è l'audience. Perché tutti sappiamo quanto questo fa la differenza, quanto il target, chi ci ascolta, fa la differenza nel tone of voice. Benissimo, dobbiamo cambiare il piano media. Cosa non facile, siamo a fine anno, con un budget già dato, e quindi dopo questo test, che comunque non è andato bene, ci ritroviamo a dover richiedere un budget per rifare un test. È la mia ultima possibilità. Ci provo, riusciamo ad avere i soldi, riusciamo a tornare in televisione. E questa volta i telefoni suonano, che è una musica. Il nostro DRTV finalmente ha trovato la sua strada. Ovviamente siamo ancora all'inizio, è il primo anno, ancora di test, di sbagli, di errori, di cambiamenti ne dovremo fare tantissimi. Lo so io, come lo sa il mio team qui in sala, che si sta preparando ovviamente a tutto quello che sarà. Sarà un percorso in salita, ma è un percorso che possiamo fare solo perché ci siamo resi conto dell'errore. Questo è un mestiere bellissimo che abbiamo il privilegio di fare, ma è un mestiere che ci obbliga ad osare. Dobbiamo provare e non arrenderci, perché sbagliare è sano, non solo è umano, è sano. E quindi dobbiamo sbagliare, ma capire cosa sbagliamo e farlo sempre in maniera distintiva, perché solo attraverso i nostri errori potremo trovare la nostra strada, che è una strada di successo, costellata da errori, ma assolutamente di successo. E quindi l'ultima cosa che io vorrei dirvi è: non sottovalutate e date fiducia alle inesplorate potenzialità dei fallimenti illuminanti. Grazie. Anna Laura, grazie. Io direi che, grazie Anna Laura, le voci sono state tante, adesso abbiamo qua praticamente tutti gli ospiti che aspettavamo per il talk show, quindi vi chiedo di raggiungermi qua al centro del palco, in modo che con tutti gli argomenti che siamo riusciti a tirar fuori riusciamo anche a costruire finalmente questo talk show. Francesco, ci raggiungi? Ma no, non mi va, dai. Ti prego. Ma vogliamo, dai, non va bene. No, vogliamo approfondire questi argomenti, quindi no, fai uno sforzo, siediti con noi. Ti aspettiamo. Ma ti dai, prego. Non va bene, sei noioso. Te lo dai. Chiedo per favore. Siamo pronti, gli argomenti sono tanti, ormai potremmo anche darci
Guarda, io non lo so, boh, basta, no, basta, veramente non lo so, ma forse sono io che sono perennemente insoddisfatto, ma sempre, sempre alla ricerca di qualcosa, di qualcuno, di un'organizzazione, non lo so, sono sempre così e forse sarà per questo che ho cambiato 3 continenti, 4 paesi, 5 organizzazioni in pochi anni, perché non trovo mai quello che voglio. Se uno deve dire il più grande errore della mia vita non è i soldi, raccogliere i soldi è facile tutto sommato, il problema è che è cambiare quelle organizzazioni che credano veramente in quello che promettono, trovare la cura, curare i bambini, salvare gli animali, perché alla fine il mio più grande fallimento è stato quello di scappare quando non sono riuscito a cambiare queste organizzazioni. E l'ultima volta mi ricordo nelle Filippine, dopo il tifone, andare lì e raccogliere soldi mica per i cagnolini e i bambini malnutriti, caro Malfatti, ma per la salute riproduttiva delle donne, un tema difficile, raccogliere soldi lì, tornare, organizzazione di grandi piani, grandi opportunità, sbarchiamo in Cina, in India, in grandi paesi e vedere l'organizzazione che si affloscia e che dice vabbè sì, ok. E poi quella stessa organizzazione a cui oggi Trump ha levato 500 milioni e che si trova quasi a chiudere i servizi per le donne. E quindi scappare e andare da un'altra parte per trovare qualcuno che tu credi che finalmente creda in te e poi dover restituire 10 milioni di euro. A voi mi è mai capitato di restituire 10 milioni di euro? No. Un assegno di 10 milioni di euro? A me è capitato perché ancora me lo ricordo, questo mune tedesco gigantesco, miliardario nel nord della Germania, innamorato dell'Africa, ecco qua, voglio costruire delle scuole, 10 milioni. Fundraising never be so easy. Un check di 10 milioni, torno in ufficio, ero felice. Mi siedo, ragazzi, ecco qua. E quelli dei programmi, della comunicazione, ti guardano, dice, ma tu sai dove lavoriamo? No, qui 10 milioni. Ma noi non costruiamo scuole, noi costruiamo tutto il resto che permette ai bambini di andare a scuola, ma sicuramente non costruiamo scuole. E quindi purtroppo questi soldi non li possiamo accettare. Va bene così. E io in quei giorni mi sono sentito solo, ma solo come un cane. Perché adesso come glielo dico? Adesso come glielo dico al tedesco che questi soldi non li possiamo accettare? Che faccio? Non glielo dico. E invece poi sono tornato con la coda tra le gambe e gli ho detto purtroppo questi soldi non li possiamo accettare perché non costruiamo scuole. E lui mi guardava un po' come non capiva quello che dicevo, un po' come solito italiano, inaffidabile, no? Tedeschi. E poi ho detto però guardi per favore, mi dia una opportunità, l'ultima opportunità, venga con me in Africa e si renda conto con i suoi occhi che il vero problema non è costruire scuole. Andiamo in Malawi. Lui va lì, incomincia a parlare con la gente, con i bambini, alla fine dice sì, effettivamente mi sono reso conto che il problema non è costruire le scuole ma realizzare tutto quello che permette ai bambini di andarci in queste scuole, quindi questi 10 milioni invece di darveli usiamoli per raccogliere più soldi che servono per fare tutto il resto e abbiamo raccolto 300 milioni. Ma questa storia è solo una delle migliaia che non si compiono mai, delle migliaia in cui i soldi e il traguardo per crescere, per essere veri alla missione, sta dietro la curva, ma nessuno ha mai il coraggio per andare. Ma l'errore più grande è quello di scappare, perché quando noi abbiamo fatto i piani, abbiamo fatto il case for support, il business plan, e ci dicono di no, e l'organizzazione non c'è, non vuole assumerlo, che cosa fa il fundraiser? Se ne va da un'altra parte. E quindi alla fine siamo sempre dei vagabondi in cerca di una nuova opportunità, perennemente insoddisfatti.
Cambia la superficie, cambia anche ciò che è più profondo. Cambia il modo di pensare. Cambia tutto in questo mondo. Le storie che avete sentito sono piccoli, grandi errori di grandissimi fundraiser, esclusa la sottoscritta, che oggi ricoprono ruoli prestigiosi, ma che quando hanno sbagliato l'hanno fatto anche senza la rete di protezione della grande organizzazione, dell'investimento illimitato e dell'esperienza che oggi hanno. Cambia, tutto cambia. Quello che è cambiato ieri cambierà anche domani, perché tutto cambia come cambiamo noi. Recita un poeta turco, Hikmet, che io amo molto, che ha passato metà della sua vita in esilio e in prigione. Il più bello dei mari è quello che non navigammo. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E per i più conservatori, quelli che vedono il cambiamento come la più terribile delle sciagure, vorrei ricordare un più moderato Tomasi da Lampedusa che nel suo Gattopardo diceva: se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi si è attaccata al braccialale, la sciarpa all'inizio. Se c'è qualcosa che non deve cambiare in tutto quello che vi abbiamo detto, è il vostro atteggiamento a cercare l'errore. L'unica cosa che deve rimanere permanente nel vostro comportamento è cercare di sbagliare e magari di non farvene accorgere. Grazie. Tutto cambia, non è strano che io cambi. Tutto cambia, cambia tutto, ma soprattutto cambiamo noi stessi, e se no andiamo da un'altra parte. Non scappate di fronte all'errore, non scappate quando l'organizzazione che amate non riesce a cambiare secondo quello che volete, perché la cosa peggiore che potete fare è scappare di fronte all'errore, per cui cambiate voi stessi per cambiare l'organizzazione che amate. L'errore, il cambiamento sono quelli che ci aprono al confronto con l'altro, e quando noi cominciamo ad avere un altro, quando i punti diventano due e il punto non è solo più il mio, quando i punti sono due si traccia una direzione, quella probabilmente è la direzione che dobbiamo prendere. Grazie ai miei amici, ai miei straordinari colleghi che ringrazio e che chiamo qua con me, Jeff Brooks. Thank you Jeff, thank you for coming. Giancarla Pancione di Save the Children. Alessandro Betti di Fondazione Telethon. Grazie Alessandro. Anna Laura Anselmi di Medici Senza Frontiere. Francesco Ambrogetti di UNICEF. Ringrazio Mauro Picciaiola, il presidente dell'associazione. Ringrazio Valerio Melandri, fondatore dell'associazione. Ringrazio Lucia e il suo team. Ringrazio Tonino, ringrazio tutti i tecnici, i volontari del festival. E un grande ringraziamento al grande, inimitabile Stefano Malfatti. Noi vi auguriamo un festival straordinario, vi aspettiamo qua di fronte per approfondire un po' delle tematiche che sono uscite in questa plenaria e per discutere ancora di errore e di fallimento, dove i colleghi risponderanno alle vostre domande. Buon festival! Grazie.